costretti nella buona sostanza poi a rinunciare addirittura ai progetti. Ma questo ve l'ho detto o non ve l'ho detto? È troppo impegnata a dirci fascisti, fra fascisti e cretini. Abbiamo violato la Francia così. Abbiamo violato la Francia così. Allora io vi dico una cosa. Noi abbiamo un appuntamento importante che voi conoscete. Ehi, un po' di rispetto. Sto parlando. Non è che mi chiamo Crocetta. Allora ragazzi, noi il 25 maggio abbiamo un impegno fondamentale e questo io lo voglio prendere a nome del Movimento 5 Stelle Sicilia con tutti gli attivisti e i cittadini presenti stasera a Gran Michele. Noi il 25 maggio lo dobbiamo trasformare in una mozione di sfiducia popolare nei confronti di Crocetta e lo dobbiamo fare in massa, perché queste elezioni debbono essere la dimostrazione che il popolo siciliano non ci sta, che il popolo siciliano ha deciso di bocciare questo governo e di mandarlo definitivamente a casa. E abbiamo bisogno di voi, perché noi siamo soltanto 14 e siamo contro 76 squali. Abbiamo bisogno di 5 milioni di uomini e donne libere di buona volontà. È per questo che vi chiediamo di adottare un indeciso, perché voi già siete convinti, io lo vedo nei vostri occhi, ma dobbiamo convincerlo chi non lo è. No, si dice dobbiamo convincere chi non lo è. Vi ho detto convincerlo. Convincerlo è uno solo, noi convincere chi non lo è. È per questo che io ringrazio il meetup di Gran Michele, perché c'era prima delle elezioni, perché c'è stato durante le elezioni amministrative e perché c'è dopo le elezioni amministrative, perché sono cittadini che intendono fare ed impegnarsi per la propria città e ci sono sempre, non solo per gli appuntamenti elettorali. E noi di questo dobbiamo essere orgogliosi. È arrivata Simona. Dov'è Simona? Simona, ragazzi, passo la parola ad uno degli 8 meravigliosi candidati al Parlamento europeo, Simona Suriano. Grazie. Buonasera, grazie. Grazie per avermi invitato intanto. Grazie Teresa e tutti quelli che hanno organizzato. Sono Simona Suriano, un avvocato 35enne e catanese. Io ho un master in relazioni internazionali e sono stata selezionata per essere una degli 8 candidati al rinnovo. Sì, lo so. Al rinnovo del Parlamento europeo. Il Movimento 5 Stelle per la prima volta si candida, si presenta per partecipare alle elezioni europee perché riteniamo fondamentale essere presenti anche lì. Siamo riusciti a entrare al Parlamento regionale, siamo riusciti a entrare al Parlamento nazionale, ora andiamo a conquistare Bruxelles. Conquistiamo Bruxelles perché, a differenza di quello che vi dicono e vi fanno credere, non è vero che il Parlamento europeo, le istituzioni europee sono qualcosa di lontano e di poco importante. Purtroppo, o per fortuna, ormai tutto parte da lì. L'80%, il 70%, 80% circa delle leggi, delle norme che noi approviamo partono da direttive europee, regolamenti europei e quindi vedete come la vita quotidiana viene intaccata, toccata da tutto ciò che viene deciso a livello europeo. E quindi è importante essere lì anche in quel consesso, anche perché sinora l'Italia non è stata presente lì. Purtroppo l'Italia ha un brutto primato ed è quello di essere totalmente assente nelle sedute, nei tavoli tecnici, al Parlamento, alle sedute del Parlamento europeo. Non so se avete visto il filmato di Salvini che viene bacchettato perché gli hanno detto ma tu dove sei stato sinora? E purtroppo non è solo lui ma sono tanti così. Oltre a essere assenti sono spesso e volentieri incompetenti, non hanno contezza di quello che vanno a fare, non sanno di che si sta parlando, anzi chiedono ai colleghi tedeschi o francesi come votare un determinato provvedimento. E quindi ci andiamo ad affidare alle mani del lupo. Il tedesco e il francese non ti va a dire di votare secondo quello che conviene a te Italia, ma va a dirti di votare secondo quello che conviene a loro. E questo poi è il frutto di questa serie di trattati che oggi ci strangolano, come il Fiscal Compact, il MES, oppure altri trattati che non tutti conoscono, ma c'è in trattativa un trattato di partenariato con gli Stati Uniti, un partenariato che permetterebbe l'ingresso di prodotti statunitensi in Europa,
perché a parte il fatto che per lo più i prodotti agricoli statunitensi sono OGM e quindi già questo permetterebbe l'ingresso nei nostri mercati, nelle nostre tavole di questi prodotti, ma la cosa più grave di questo trattato è che prevede la possibilità per la multinazionale di citare in giudizio e chiedere risarcimento dei danni agli stati che vogliono bloccare queste, l'ingresso di queste merci, o perché sono nocive o perché vanno a intaccare il mercato locale, i produttori locali. Quindi la multinazionale, che stiamo parlando di multinazionali grandissime, hanno i prodotti hanno un fatturato simile al prodotto interno lordo di un piccolo paese, vanno a chiedere risarcimento danno a uno Stato perché blocca l'ingresso delle loro merci, quindi l'interesse pubblico che prevale sempre sull'interesse privato. E questo l'andamento dell'Europa, e questo l'andazzo che sta prendendo l'Europa. Quindi noi dobbiamo essere lì per vigilare, per controllare che ciò non avvenga, o che comunque gli interessi degli italiani vengano comunque tutelati. I nostri prodotti agricoli, che sono delle eccellenze, non sono tutelati, devono essere portati al macero anziché essere esportati in tutto il mondo, e sappiamo che ad esempio l'arancia nostra, che ha delle proprietà, delle caratteristiche eccellenti, agricoltori mi hanno detto che non vanno neanche più a raccoglierle, tanto ormai non conviene più. Appunto, non conviene neanche più andarle a raccogliere, perché tanto ci arrivano quelle marocchine che costano di meno, prodotte utilizzando pesticidi in Europa vietati, con il costo della manodopera che costa neanche un quinto della nostra. E questo perché è successo? È successo perché nuovamente, per l'ennesima volta, gli italiani in Europa non erano presenti, perché al momento in cui è stato firmato questo trattato, due eurodeputate siciliane non erano neanche presenti al Parlamento europeo. Quindi li mandiamo lì, li paghiamo fior di milioni per poi fare gli interessi di chi? Non si sa. Suoi. Loro, sicuramente loro, perché poi li vediamo nei salotti televisivi a dire belle cose, ma lì non ci vanno. Il PD ha votato a favore, è stata una cosa un po' trasversale. Zanicca ha salvato una famiglia. Buon per lei, buon per lei. Quindi il 25 maggio io vi invito ad andare a votare e far votare quante più persone possibili. Purtroppo ancora non si sa nelle piazze, la settimana prossima si vota. Girando le piazze noto che non tutti sanno che si vota il 25 maggio, non tutti sanno come si vota. Molta gente mi dice: io non sono residente qui, quindi non posso votare. Invece no, si vota in tutta Italia, in particolar modo questa è la circoscrizione Sicilia e Sardegna. Noi siamo 8 candidati, 6 siciliani e 2 sardi, siamo tutti incensurati, sconosciuti alle procure, scelte dai cittadini normalmente, perché voi ci avete votato, voi ci avete scelto. Quindi il 25 maggio adottate 10, 100, 1000 indecisi, fateli andare a votare. Chi votare lo sceglieranno e lo capiranno da sé, non appena si informeranno su quello che hanno fatto loro sinora dentro il Parlamento europeo. Grazie. Allora, io innanzitutto volevo ringraziarvi perché nonostante il brutto tempo, nonostante il freddo, siamo rimasti qui uniti a farci calore l'un l'altro. Allora, prima comunque di concludere, volevo chiedere se avete delle domande da fare ai nostri deputati, ai nostri portavoce in questo momento, cioè siete liberi di farlo, venite, ce lo segniamo, non c'è bisogno, vi lancio il microfono e parlate tranquillamente. Al solito non vuole parlare mai nessuno, facciamo i timidi. Cioè, sì, vabbè, io posso intrattenervi fino a non so quando, però vorrei che magari qualcuno, se volesse dire qualcosa, o se c'è qualcuno che vuole fare un intervento. Dov'è Gaetano? Sono stati Gaetano Nicolosi, vieni qua Gaetano, tu volevi dire qualcosina. Professionali, competenti. Allora, questo è Gaetano Nicolosi ed è un cittadino come noi, solo che è di Ramacca ed è un attivista di Ramacca. Vediamo che cosa ci deve raccontare. No, io volevo semplicemente dire due parole. Oggi mi sono ripromesso di stare calmo, perché di solito mi dicono che mi incazzo troppo, quindi oggi dico sto calmo. E non fai male. Volevo sì, perfettamente. Volendo, stavo parlando poco fa, messo dall'altra parte, discutevo una cosa che è successa ieri nel mio comune.
Ieri ci abbiamo avuto un comizio di un nostro caro concittadino dell'NCT, passato da poco, prima da Forza Italia, che diceva praticamente che lui è insieme al candidato alle europee che ha portato in piazza il signor Giovanni Lavia, sono capaci, al contrario di noi grillini, sono capaci di aprire le porte e aprire i rubinetti. Allora mi è venuta una battuta spontanea, ho detto: ma se abbiamo chi sa aprire le porte, chi sa aprire i rubinetti, ci manca solo chi accende e spegne la luce e siamo a posto. Ora, questa gente come ancora si permette di scendere nelle piazze e ricattare le persone? Dobbiamo chiudere, quindi allora vi saluto, sarà per la prossima. Ciao a tutti! E diciamo noi, anzi abbiamo già vinto. Grazie ancora, volevo ringraziare tutti i meetup che sono venuti qui a sostenerci e tutti i coraggiosi che sono rimasti nonostante il freddo, le intemperie, la pioggia, e sicuramente i ragazzi del meetup di Gran Michele che hanno reso possibile tutto questo, i portavoce che sono venuti qua, e grazie ancora, una buona serata a tutti. Teresa!